la messa di consolazione nei giorni immediatamente precedenti alla Pentecoste, in cui invochiamo sulla Chiesa lo Spirito Consolatore. E questo è il nome forse più proprio dello Spirito Santo. In tutto l'Antico Testamento Dio ha detto: io sono il tuo consolatore. Come una madre consola i suoi figli, anch'io ti consolerò. È la promessa di Dio, che si invera quando viene Gesù, che è la vicinanza, la prossimità, l'immedesimazione di Dio con tutte le sofferenze del mondo. E Gesù viene dicendo che è il primo consolatore. E quando Gesù ritorna al Padre nell'ascensione, prima promette che verrà l'altro consolatore, lo Spirito che vi manderò dal Padre. Gesù ha diffuso lo Spirito Santo e la Chiesa delle origini ha fatto questa profondissima esperienza di cui ci parlano gli Atti degli Apostoli. La Chiesa cresceva e camminava nel timore del Signore, colma della consolazione dello Spirito Santo. Gesù ha mantenuto la promessa, ha promesso il Consolatore e la Chiesa è stata colma della consolazione dello Spirito Santo. Paraclito vuole dire avvocato e vuole dire consolatore, avvocato. Nell'antichità l'avvocato, il paraclito, era colui che era chiamato presso una persona che era accusata e si metteva in mezzo tra il giudice e l'accusatore e cercava di sostenere le parti dell'imputato e di difenderlo in giudizio. Intercedeva, che vuol dire mettersi in mezzo. Questo era il compito dell'avvocato. Sapete che nei primi secoli la Chiesa ha vissuto in uno stato profondo di persecuzione. Processi, condanne, esecuzioni sommarie erano all'ordine del giorno di tantissimi credenti in Cristo. Già nel Vangelo di Matteo Gesù dice: vi porteranno davanti ai loro tribunali e vi trascineranno nelle loro sinagoghe. Ma non dovete temere e preoccuparvi di cosa direte, di come direte in quel momento, perché sarà lo Spirito Santo a suggerirvi che cosa dovrete dire. Ecco, lo Spirito Santo che è il nostro paraclito. Eusebio, che era uno storico, nel secondo secolo dice che in Francia, a Lione, c'era un uomo che, vedendo come venivano ingiustamente accusati e poi condannati i cristiani, si è levato come loro avvocato. Hanno ucciso anche quest'uomo. E Eusebio dice: lui era l'avvocato dei cristiani, e giustamente, perché aveva in sé il grande avvocato che è lo Spirito Santo. Ecco, cari fratelli e sorelle, anche noi siamo avvocati, paracliti, e dovremmo anzitutto prendere le difese dei deboli a motivo dell'età, dei piccoli, dei deboli perché non sanno far valere i loro diritti, la loro dignità, dei deboli nella fede. Ma soprattutto lo Spirito Santo è paraclito, ci difende di fronte al grande accusatore. L'Apocalisse dice che il demonio, diavolo, è il grande accusatore, colui che accusava i nostri fratelli davanti a Dio giorno e notte. È una grande astuzia del male. Dopo che ci ha invitato a compiere il male, con il dito puntato ci accusa per farci sentire costantemente nel rimprovero. Allora Gesù dice, l'abbiamo sentito nel Vangelo, che il principe di questo mondo è già stato condannato. Allora, proprio quando il male vorrebbe farci soccombere nei sensi di colpa, nel rimpianto, nei rimorsi, addirittura nella disperazione di ricevere il perdono di Dio, lo Spirito Santo è colui che ci ricorda che il grande accusatore è già un perdente, che il demonio è già stato sconfitto.
nella prima lettera a Giovanni l'Apostolo dice: vi dico queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo il giusto, che è la vittima di espiazione per i nostri peccati. Allora, cari fratelli e sorelle, stiamo attenti ai momenti della desolazione, che sono i momenti in cui il grande accusatore vorrebbe rimproverarci il peso dei nostri peccati e farcene compiere uno ancora più grande, disperare della misericordia. Ecco, paraclito vuol dire difensore, ma paraclito vuol dire anche consolatore. Noi siamo sempre alla ricerca di consolazioni perché siamo dei sofferenti dal punto di vista psicologico, morale, fisico. E allora l'uomo è un grande vendicante di consolazione. Ci sono due tipi di consolazione: quelli che dà il mondo, che vuole consolare la nostra carne che è ferita, che sente la mortalità, che ha paura, è angosciata a motivo della mortalità. E poi la consolazione dello Spirito Santo. Il mondo consola la carne e affligge l'anima. Perché? Perché ci consola attraverso dei falsi sollievi, dei godimenti sensuali, goderecci, che sono degli stordimenti per riuscire per qualche breve istante di piacere a dimenticare la tenaglia della sofferenza. Ma sappiamo bene che dopo queste consolazioni effimere e illusorie, noi cadiamo in un vuoto e in un'ansia ancora più forte. Come dice un santo, il mondo è un cattivo albergatore che cura il cavallo e trascura il cavaliere, che cura la carne con questi godimenti sensuali e trascura il cavaliere, che invece è la nostra anima, che ha bisogno di una profonda visita dello Spirito, dolce ospite dell'anima, consolatore per te. Come ci consola lo Spirito Santo? Nel Vangelo che abbiamo ascoltato, lo Spirito Santo è funzione della verità, è lo Spirito della verità. Quello Spirito che fa la verità innanzitutto nella nostra vita interiore, nella coscienza, fa la verità come chiarezza. Purtroppo il peccato, che è molto subdolo, è veramente l'espediente del padre della menzogna che vuole confonderci. Vuole farci vedere il male come bene, ci vuole appiccicare addosso qualche compromesso, qualche complicità con il male. E perciò la prima funzione guaritrice, consolatrice dello Spirito Santo è quella di tirarci fuori dal compromesso con la menzogna. A forza di danzare con la falsità, la nostra vita diventa una menzogna. Noi ci nascondiamo a noi stessi, la nostra vita diventa doppia. E allora lo Spirito ci consola perché agisce nel nostro cuore facendo la verità. Infatti, San Giovanni Evangelista dice: lo Spirito ci insegnerà ogni cosa, ci annuncerà le cose future, ci ricorderà quello che Gesù ha detto, testimonierà dentro di noi che davvero siamo figli amati dal Padre, ci convincerà quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Ecco, dobbiamo lasciarci mettere nella verità dello Spirito Santo. E qualche volta lo Spirito Santo, per strapparci la menzogna di dosso, deve anche operare qualche bruciatura della nostra vita. Dobbiamo accettare che questa purificazione costosa poi sarà un vero sollievo profondo dell'anima. L'abbiamo sperimentato tante volte. Quando abbiamo buttato fuori i rospi del male, poi la nostra anima è tornata leggera, ha vissuto un profondo sollievo. E poi lo Spirito Santo è sempre consolatore in funzione di Gesù. Perché quando Gesù torna al Padre, poi ritorna a noi attraverso lo Spirito Santo, che porta a compimento l'opera di Gesù in noi, in ciascuno di noi.
cari fratelli e sorelle, cerchiamo di avere un rapporto molto profondo con lo Spirito di Gesù, con lo Spirito di risurrezione. Lo Spirito Santo è il compagno inseparabile di Gesù, è una presenza viva nella vita di Gesù. Tante volte pensiamo allo Spirito Santo come a una forza anonima, qualcosa di potente che agisce in noi mandato da Dio. Lo Spirito Santo non è qualcosa, lo Spirito Santo è qualcuno che rimane in noi, una presenza, un ospite, un amico, un difensore, un interlocutore. E quello che vorrei dire ancora è questo, che più tu accogli lo Spirito Paraclito in te e diventi la dimora dello Spirito Santo, e più lo Spirito ci trasforma in paracliti a nostra volta. Perché? Perché lo Spirito Santo è l'amore di Dio, l'amore che intercorre tra il Padre e il Figlio, è il bacio, il legame, l'abbraccio tra il Padre e il Figlio. E nella lettera ai Romani si dice che l'amore di Dio, della Trinità, è effuso nei nostri cuori dallo Spirito Santo. Perciò solo se lo Spirito Santo è versato nel cuore, noi facciamo l'esperienza di sentirci amati da Dio. Ma non basta. Soltanto se l'amore dello Spirito Santo è versato nel cuore, noi siamo resi capaci di riamare Dio. Si ama Dio con l'amore di Dio. È lo Spirito Santo Dio che ci porta a Dio e che ci rende capaci anche di amare i fratelli con lo stesso amore di Dio. La consolazione è quella forma che l'amore dello Spirito Santo prende davanti alla sofferenza delle persone amate. Perciò questa consolazione, che è dono dello Spirito, diventa vicinanza, compassione, comprensione, immedesimazione. Lo Spirito Santo che ci consola, ci spinge a consolare e ci rende capaci di consolare. Abbiamo ascoltato nella lettura San Paolo che dice: sia benedetto Dio, Padre di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione. Ma con che cosa possiamo consolare? Con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Ecco, la consolazione viene da Dio, il Dio di ogni consolazione. Qualche volta noi vorremmo improvvisarci consolatori degli altri, ma è impossibile. Confonderemo la consolazione con qualche sollievo emotivo passeggero. Nessun uomo è capace di consolare un altro uomo, perché il nostro vero male è la paura di morire, l'angoscia, e la morte stessa è il male radicale. Noi non potremmo arrivare a consolare questa radice di sofferenza, solo lo Spirito arriva a consolare, perché lo Spirito Santo è la caparra del Regno di Dio, è la primizia del Regno di Dio, della vita eterna, della risurrezione. È lui che ci fa presagire la vittoria finale di Cristo sull'angoscia, sulla paura, sul male, sulla morte. È per quello che nelle Beatitudini Gesù dice: beati gli afflitti perché saranno consolati. Se tu sei tanto afflitto potrai sperimentare anche tanta abbondanza di consolazione, potrai sentire nella tua vita, proprio dove ti è data, l'azione potente dello Spirito Consolatore. Però attenti che lo Spirito Santo non si arresta in chi è consolato. Tu hai sperimentato la consolazione quando eri tribolato, diventi uno strumento per consolare gli altri. Non frasi consolatorie, soprattutto quando siamo vicini a persone che hanno vissuto un lutto. Bisogna evitare quelle frasi consolatorie sbagliate. Coraggio, non avvieni, il tempo aggiusterà tutto. Dio prende soltanto i buoni, era la sua ora, evitiamo.
dobbiamo consolare con la consolazione che viene dallo Spirito Santo, l'unica capace di tenere viva la speranza. Penso che anche voi qualche volta abbiate fatto l'esperienza che in un contesto, in un clima di preghiera, di grande fiducia nell'azione dello Spirito Santo, tante volte abbiamo detto semplici parole, ho compiuto dei piccoli gesti che però hanno operato come un miracolo, una trasformazione, magari al capezzale di un ammalato, vicino a un tribolato, a un disperato. Lo Spirito Santo, paraclito, ha bisogno di noi per consolare i fratelli. Certo, lo Spirito Santo vuole consolare, difendere, esortare, ma non ha bocca, non ha mani, non ha occhi per dare corpo alla sua consolazione. E allora San Paolo dice, fatevi paracliti. Nella lettera ai Tessalonicesi si dice consolatevi gli umiliati, ma la traduzione giusta è fatevi paracliti, che vuol dire presta la tua bocca e con gli occhi le tue mani per essere tu il corpo che rende sensibile la consolazione dello Spirito Santo. Vorrei citarvi, perché è molto bella, una frase di Newman, del Beato Newman, che diceva: istruiti dalla nostra sofferenza e anche dalle nostre miserie, saremo a misura delle nostre capacità consolatori a immagine del Paraclito. E in tutti i sensi che questa parola comporta, saremo avvocati, saremo assistenti, saremo apportatori di conforto e di buoni consigli. Le nostre parole, i nostri gesti, il nostro modo di fare, la nostra voce, il nostro sguardo saranno gentili e tranquillizzanti. Basta poco per essere il Paraclito, ma permettere che la potenza di consolazione del Paraclito passi attraverso di noi. Ma se tratteniamo egoisticamente su di noi la consolazione, se la cerchiamo solo per noi stessi, prima o poi si corromperà. Vi ricordate la preghiera di San Francesco? Fa, oh Signore, che io non pensi tanto ad essere consolato quanto a consolare. Mi colpisce sempre quando arriviamo vicino al Venerdì Santo, quell'ora di Gesù nel Getsemani, quando cercava consolatore e non li ha trovati. Non potete vegliare neanche un'ora con me. Gesù è in agonia fino alla fine del mondo, perché nel suo corpo mistico, che sono i diseredati, i desolati, i percossi, i falliti, Gesù è ancora da consolare. Penso che siamo sicuri di essere paracliti ogni volta che ci curiamo, ci chiniamo su qualche tribolato e su qualche desolato. Vorrei con voi questa sera chiedere anche a Maria, che è madre di ogni grazia, di essere riempiti dello Spirito Consolatore. Lei è la piena di Spirito Santo e infatti noi la invochiamo consolatrice degli afflitti e avvocata dei peccatori. Lei brilla come un segno di sicura speranza e di consolazione per questo popolo che, anche zoppicando tra le sue ferite, cerca di poter arrivare a lei. E noi camminiamo attraverso le tribolazioni del mondo e le consolazioni dello Spirito Santo. Sappiamo che tra le due c'è una sproporzione, perché anche il momentaneo leggero peso delle nostre prove è nulla rispetto alla quantità smisurata di gloria che ci attende nel Regno.